Ciao a tutti, siamo qui al corso di Advanced presso la sede Getronic Robotics e stiamo tenendo questo corso. In particolare questa sera abbiamo fatto il progetto di una movimentazione tramite motion control in ambiente Siemens via Portal 17 e abbiamo progettato delle funzionalità per muovere un motore stepper. Un motore stepper mosso tramite le funzioni PTO e andremo a fare, ecco, delle piccole spostamenti con l'asse e andremo a effettuare innanzitutto la prima pagina di homing sul touch. Che qui stiamo utilizzando un pannello Comfort 12 pollici. Questa è la schermata di home. Andiamo sulla pagina della movimentazione di questo asse, che poi in futuro andremo a progettare per lo spostamento relativo. Ecco, qua andiamo sull'home. Ok, qui andiamo a fare l'homing del motore. Ecco, qua abbiamo fatto l'home, qui abbiamo il dato in cui, del posizionamento dell'asse, quindi l'asse adesso è posizione 0, posizione home. Qui abbiamo fatto una funzione in cui si può settare la posizione in cui vogliamo andare, per cui vorremmo andare a posizione quota più 10, premiamo e l'asse va in posizione 10 e qui visualizziamo la posizione. Torniamo alla posizione 0 e dopodiché abbiamo fatto tramite questo pulsante fisico, premendolo, andiamo a effettuare un comando tramite una command table. Spendiamo due parole per vedere come si realizza una command table. Innanzitutto, una command table è uno dei comandi motion control che troveremo trascinabili nell'editor. Questa command table deve essere prima configurata come oggetto tecnologico, quindi comparirà nel project tree e la sua configurazione comporta alcuni passaggi che ci permetteranno riempendo questi slot di eseguire varie manovre. Ad esempio, in quella che è stata realizzata ed è ora funzionante, abbiamo una corsa in movimento assoluto pari a 10 mm a una velocità di 25 mm al secondo, un'attesa di 4 secondi e un ritorno a home e quindi alla posizione 0 tramite una corsa di meno 10. Quello che adesso vediamo qui sotto è il grafico, che ci mostra l'effettivo movimento del motore. Quando noi andremo a muovere il motore, dammi il comando, vedremo la prima corsa, l'attesa di 4 secondi e il ritorno ad home. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo video.